la storia da raccontare è importantissima nella misura in cui anche si ha la forza di continuare a proporre nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuove soluzioni. In questo senso un marchio come Villiers italiano, sicuramente molto in Italia ma soprattutto anche all'estero, è molto sentito come un prodotto che ha un heritage, quindi ha una tradizione sulla bici da corsa veramente importantissima, e grazie a questo proporre nuovi prodotti riesce a essere una proposta che attrae l'utente, perché ha fiducia nel passato della Villiers ma ha fiducia anche in un futuro sicuramente competitivo e all'altezza della situazione. Allora, abbiamo detto che l'azienda nasce nel 1906 con questo commerciante di Bassano del Grappa, però nella storia, nell'evoluzione di Villiers Triestina ci sono dei momenti che, appunto, dicevamo prima, a distanza di così tanto tempo rimangono nella mente di tutti gli appassionati della bicicletta, perché Villiers Triestina essenzialmente è stato il marchio di Giordano Couture, di Fiorenzo Magni, di Alfredo Martini, di Marco Pantani, in un anno, però è un anno che ricorderemo per un urlo che ancora aleggia sull'Alpe d'Huez in Francia, al Tour de France, e poi adesso con la nuova, diciamo, le nuove pagine dei protagonisti. Il primo grande personaggio che lega il nome di Villiers Triestina al ciclismo è Giordano Couture. Siamo al Giro d'Italia del 1946. Il Giro del 46 vuol dire il primo anno dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo giro d'Italia, il 30 giugno è protagonista Couture di una delle pagine più particolari ancora adesso raccontate della storia del Giro d'Italia. La famosa tappa Rovigo-Trieste del 30 giugno del 1946, che a Trieste non arrivò mai perché la carovana del Giro d'Italia venne presa a fucilate nella zona di Pieris da partigiani italiani e comunisti. Siamo nel 1946, in questi giorni si è parlato di foibe, di Trieste, tutto ciò che riguardava quella zona d'Italia. Certamente un'Italia completamente divisa, lacerata dopo la guerra, la carovana passa appunto nella zona di Pieris, e a Pieris viene investita da alcuni spari di fucili che vengono dai bordi della strada. Di questo ne parlammo qualche anno fa con Fabio Capello, perché Fabio Capello è esattamente di quella zona e mi raccontava che la mamma, immaginate cosa poteva essere il Giro d'Italia che passava in questi paesi dell'Italia del 1946. La mamma di Fabio Capello si ricordava benissimo, mi diceva Fabio, appunto questa situazione. A Pieris la carovana viene investita dalle fucilate, si ferma, e che succede? Succede che il leader della tappa doveva arrivare a Trieste, il direttore del Giro d'Italia, che allora era un giovanissimo Vincenzo Doriani, decidono con i corridori di arrivare lo stesso a Trieste. Il tempo viene fermato prima e la tappa arriverà nell'ippodromo di Montebello, di cui avremo le immagini nel video, con la vittoria ideale di Giordano Couture, che verrà portato in trionfo da tutti i triestini, verrà portato nel castello di San Giusto che domina la città. Questa pagina particolarissima che unisce Giordano Couture, Villiers Triestina e Giro d'Italia. Un evento che ha fatto legare il nostro marchio a doppio filo alla storia dell'Italia. Ricordiamo che il marchio era nato nel 1906 come marchio di derivazione inglese, solamente come nome Villiers, ma il proprietario dell'epoca, Pietro Dalmolin, decise di attribuire a questo marchio un acronimo di una frase veramente importante per stimolare le persone del territorio del nord Italia, soprattutto del Triveneto, all'italianità del territorio. Ricordiamo che all'epoca i territori a nord di Bassano del Grappa erano di dominio austro-ungarico, e c'era la volontà da parte della popolazione di
annettere più territori possibili all'Italia, e Pietro Dal Molini, proprietario all'epoca della Villier, decise di dare significato segreto al nome Villier come Viva Italia Libera e Redenta, un motto segreto che doveva però stimolare la popolazione locale a far sì che l'Italia si sviluppasse ancora di più a livello geografico rispetto a quello che era all'epoca i confini territoriali. E quindi 1906 questo importante simbolo segreto, 1946 il collegamento a Trieste, all'italianità di Trieste, e quindi l'abbinamento Villier con Triestina nel marchio delle biciclette. Possiamo dire che il nostro marchio è legato a doppio filo alla storia d'Italia, e lo vediamo ancora oggi in un modo veramente che fa notare il successo anche del nostro prodotto all'estero. Più dell'80% del nostro prodotto viene esportato, e siamo riconosciuti all'estero come simbolo del Made in Italy, simbolo dell'italianità del prodotto e simbolo di una storia ultracentenaria che racconta anche il come gli italiani sono apprezzati all'estero. Ecco, poi dopo l'episodio di Couture, che qui vediamo in fotografia appunto a Trieste portato in trionfo, il marchio Villier si lega a due grandissimi, anche questi del ciclismo italiano, che sono Fiorenzo Magni, che vediamo qui in fotografia, ed Alfredo Martini. Anni diversi, siamo dal 48 al 50, però Fiorenzo Magni con la bicicletta Villier vince due dei tre Giri delle Fiandre consecutivi. Alfredo Martini, un giorno in maglia rosa nel 1950 con la bici Villier. Magni e Martini, ci sono delle foto molto belle con la divisa Villier, è un'altra fase della vostra storia. Tra l'altro Magni e Martini, che erano praticamente due fratelli, se ne sono andati nell'arco di pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, e noi l'abbiamo conosciuti bene anche voi come azienda. Sì, l'abbiamo conosciuti benissimo. Con Alfredo Martini soprattutto abbiamo mantenuto un rapporto di vicinanza e di amicizia e di grande stima reciproca. In quell'epoca hanno fatto la storia della Villier a livello sportivo, e quindi nutriamo un ricordo veramente importante e veramente che ancora oggi ci rende lieti di aver collaborato con due persone di tale valenza come loro, come Martini e Magni. Ricordiamo che Magni nel 48 visse anche il Giro d'Italia, quindi un grande risultato per la Villier che primeggiò anche in una corsa a tappe importantissima come il Giro d'Italia nel 48, riuscì a portarsi a casa il trofeo di una grande corsa a tappe come il Giro. Venendo più vicino a noi, l'azienda Castaldello diventa proprietario del marchio Villier, mi pare, nel 1969. 69, sì. Quindi sono circa 70, sono 50 anni. Voi fate base a Rossano Veneto, e da lì comincia una nuova fase dello sviluppo di Villier, che negli anni vicini a noi si concretizzerà soprattutto in un'immagine. L'anno 1997, e qui abbiamo le fotografie, quando Luciano Pezzi, che guidò, figura storica anche lui del ciclismo italiano, perché Luciano Pezzi fu il direttore sportivo di Felice Gimondi al Tour de France del 1960, Luciano Pezzi decide di creare la nuova squadra, la Mercatone 1, nell'anno 1997, e di ingaggiare Marco Pantani. In questa avventura Luciano Pezzi sceglie le bici Villier Triestina, e Marco Pantani, che veniva praticamente da un anno e mezzo di inattività dopo la caduta della Milano-Torino del 1995, il 96 non corse nulla, Luciano Pezzi gli diede fiducia con la gamba ancora rotta, quando Marco era sulle stampelle, e nel 97 Marco si ripresenta in gruppo con la maglia gialla della Mercatone 1 sulle bici Villier Triestina. Il 97, le peripezie di Marco non ebbero mai fine, perché nel 97 Pantani torna al Giro d'Italia, cade nella tappa del Piunzi, è costretto a ritirarsi, va al Tour de France e
c'è questa famosissima immagine della vittoria di Pantani all'Alpe d'Huez, la seconda volta in cui Pantani vince sull'Alpe d'Huez, la prima volta era nel 95. Questo urlo incredibile che a distanza di così tanto tempo rimane ancora nella memoria di tutti. Pantani corre sulla Villiers soltanto nel, 90, nel 97. Poi rientrerà nel 2003. Esatto, però comunque è l'anno del ritorno di Pantani e secondo me questo è un anno che a livello di popolarità gli ha dato tantissimo. È stato un anno, diciamo, una tappa fondamentale per l'evoluzione del marchio Villiers a livello internazionale. Il nostro nonno assieme a nostro papà e il nostro zio acquisirono il marchio nel 69, ma il marchio era gestito a livello di una bottega di paese, un paese di 8.000 abitanti, e le vendite erano soprattutto regionali o interregionali, quindi il mercato nazionale era il 99% dello sbocco dei prodotti che si producevano in azienda in quel tempo. Il 97 fu invece il momento in cui il marchio Villiers ebbe modo di avere uno slancio internazionale e avere un'evoluzione fondamentale a livello geografico sui mercati di sbocco dei propri prodotti. E devo dire che il grazie dobbiamo darlo soprattutto a Marco Pantani, che per noi fu una scommessa. Da Milano-Torino del 95 ci restituì Marco Pantani con un infortunio molto grave, dal quale doveva rimettersi, doveva dimostrare di essere ancora il campione che era in precedenza, e ci contattò Giuseppe Martinelli, direttore sportivo dell'epoca della Mercatone 1. Giuseppe Martinelli che corse con noi negli anni 80 al supermercato di Brianzoli, e l'amicizia che lo legava a nostro padre fece sì che ci contattò e ci diede la possibilità di scommettere sul ritorno di un campione che in quel momento non tutti davano garanzia che potesse ritornare il campione che era in precedenza. Ci credemmo fin da subito, e fin da subito avemmo riscontro della simpatia e della popolarità del campione che aveva un po' Marco Pantani, non solo in Italia ma in Europa e anche fuori Europa. E rimane indelebile comunque la tappa dell'Alpe d'Huez del Tour de France 97, 36 minuti 40 secondi, record di scalata dell'Alpe d'Huez ancora imbattuto ad oggi di Marco Pantani con la bicicletta che vedete qui alla mia sinistra. Eccola qui, eccolo questa, la bici di Marco. Daniele, dove eri tu quel giorno di luglio del 1997? Buona domenica a tutti e grazie per essere intervenuti. Ma sicuramente ero davanti alla televisione a godere, no? Eri juniores in quell'anno? Juniores, sì. Sì, me la ricordo benissimo. E tu invece, Emanuele? Ecco, buon a tutti. Io ero piccolo forse, però comunque ho il ricordo che stavo davanti alla TV a guardare la bella Marco. Tu, Daniele? Daniele Bennati, cresciuto insieme a Mario Cipollini, insieme nella squadra di Re Leone, mi ricordo benissimo le tue prime vittorie da professionista. Hai conosciuto gli ultimissimi anni, tu hai corso forse il giro del 2003 con Pantani. Sì, esatto. Fu il mio primo Giro d'Italia, purtroppo l'ultimo per Marco. Insomma, per me era un sogno poter correre vicino a colui che quando ero giovanissimo era un mio idolo, no? Però purtroppo quel giro del 2003, non, come sappiamo, non era più il Marco di, anche fisicamente era un po' cambiato, però per me era comunque rimaneva sempre una cosa fantastica poter correre vicino. E tra l'altro quel Giro d'Italia lui lo preparò veramente in pochissimi mesi e arrivò decimo, mi sembra, o nei primi 10 sicuramente. Poi cadde nella tappa del San Peir quando grandinava e poi non andò piano. No, cercò la vittoria nella tappa di Cascata del Toce quando venne inseguito da Simoni Magliarosa. A proposito di Pantani, e poi ritorniamo alla Villiers, Bennati è stato
testimonial di un fatto molto, molto particolare che, di cui abbiamo raccontato anche noi sulla Gazzetta in questi giorni, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Marco il 14 febbraio, perché un tratto disterrato alle porte di Arezzo è stato intitolato a Marco Pantani, si chiama Salita di Marco Pantani ed è un tratto disterrato che voi professionisti conoscete molto bene, forse l'ha fatto anche Boaro al Giro d'Italia quando vinse Brambilla nel 2016. Nella tappa dello sterrato. Sì, sì, questo sterrato è dietro praticamente casa tua, tu lo frequenti molto spesso, mi raccontavi appunto di questa salita in strada bianca, 5 km che porta in un posto molto panoramico da cui si vede tutto Arezzo, a conferma di come anche a livello di itinerari Marco Pantani ispira ancora oggi a distanza di tanti anni. Sì, sicuramente credo che risalga un anno fa quando comunque la città di Arezzo ha deciso di dedicare questa salita nel nome di Marco Pantani. Appunto nel 2016 fu scalata questa salita per la prima volta in assoluto in una competizione così importante come il Giro d'Italia, dove vinse Brambilla. Fu veramente una tappa spettacolare dal punto di vista paesaggistico, che comunque richiamò tantissimi appassionati, e appunto su questa salita, come il sottoscritto, nelle nostre zone, specialmente il sabato e la domenica, possiamo veramente ammirare tantissimi appassionati che appunto anche in nome, soprattutto in nome di Marco, vanno ad affrontare questo tratto sterrato, sia con la bici da strada, con dei copertoni, dei tubolari un pochino più da sterrato, che con la mountain bike, con la bici gravel, eccetera. Michela Moretti Girardengo, che nel vostro mondo ciclostorico, giro d'epoca, il marchio Villa Tristina, la storia di Couture vive ancora, si vedono le maglie color rosso ramato della Villier? Il microfono. Buonasera a tutti. Sì, ne abbiamo un esempio anche proprio lì di fronte. Le Villier sicuramente caratterizzano il mondo del ciclismo d'epoca. Sono una marca che ha fatto la storia del ciclismo e quindi è presente in modo massiccio alle nostre manifestazioni, così come le maglie Villier. Senza ombra di dubbio. Tra l'altro credo che sia una delle marche in effetti che ha fatto la storia e che sono un'emozione, sono biciclette che sono state riportate in vita da dei grandi appassionati e che ancora adesso quindi macinano chilometri e sono molto confortevoli. Andrea Castaldello, veniamo adesso al presente di Villier. Villier è un'azienda in grandissima espansione, gli ultimi anni vi hanno visto veramente protagonisti, e quest'anno Villier ritorna nel World Tour, il massimo circuito mondiale professionistico, equipaggiando una delle squadre più forti al mondo, che è il Team Astana, di cui Emanuele Boaro è uno dei corridori. Avete poi una seconda formazione, la francese Total Direct Energy, che per peso specifico sia degli sponsor sia del valore della squadra potrebbe tranquillamente essere tra le formazioni World Tour. Ecco, come vi siete mossi in questi anni a livello proprio di crescita? Perché un giorno tu mi avevi detto, avere il marchio sulle biciclette top a livello mondiale per noi costruttori è fondamentale. Sì, è fondamentale sia per un aspetto tecnico di supporto e di aiuto allo sviluppo del prodotto, sia per un aspetto promozionale che è determinante un po' in tutti i mercati dove siamo presenti con i nostri prodotti, con le nostre biciclette. E abbiamo adesso fatto un passo veramente di grande valore per noi, anche dal punto di vista di sforzo produttivo e anche di sforzo finanziario, nel equipaggiare una squadra di livello così importante
di livello mondiale come il team Astana, un rapporto che vorremmo mantenere per lunghi anni. E prima di fare questo tipo di passaggio abbiamo prima voluto portare a termine lo sviluppo di alcuni prodotti che sapevamo essere prodotti all'avanguardia e ideali per l'utilizzo da parte del corridore professionista. Magari dopo possiamo chiedere anche a Emanuele Boaro come è stato il suo primo approccio con il nostro marchio, ma sicuramente vediamo che gli atleti e anche il mercato ci hanno dato dei riscontri e dei responsi molto positivi sui nuovi modelli introdotti, soprattutto sul nuovo modello introdotto nell'ultimo anno, il modello 0 SLR, che dà in un'unica bicicletta la risposta a tre tipi di domande da parte dell'utente: una bicicletta che abbia l'impianto frenante a disco, una bicicletta che abbia l'integrazione dei cavi all'interno del manubrio del telaio, quindi esteticamente un oggetto bellissimo da vedere, e terzo punto, non di secondaria importanza, che riesce a coniugare l'impianto frenante a disco con l'estetica della bici ad un peso di 6,8 kg, che è il limite minimo imposto dall'UCI per una bicicletta che possa essere utilizzata da un professionista. Se sei d'accordo, io vorrei farvela commentare direttamente dal vivo, a te anche Emanuele, se vuoi venire anche tu qui con vicino a me, vieni Andrea, così la potete far vedere. Che magari così la possono vedere tutti. E questa è la bici che utilizza Emanuele, è proprio la sua bici di allenamento, e come potete vedere ha l'impianto frenante a disco, l'integrazione totale dei cavi, quindi esternamente non si vede più nessuna guaina, nessun filo passare all'esterno del manubrio, e siamo riusciti a sviluppare un telaio che sia leggero ma allo stesso tempo molto rigido e quindi molto performante in tutti i tipi di percorso attraversati dai professionisti. Poi un aneddoto, diciamo, riguardo all'utilizzo di questa bicicletta in qualsiasi tipo di percorso: abbiamo fatto un training camp a dicembre con alcuni atleti del team Total Direct Energy sulle strade della Parigi-Roubaix, e avevamo portato diversi tipi di biciclette per farle testare dagli atleti. Oltre a questo tipo di bici avevamo altre bici più pesanti e più, diciamo, adatte al terreno della Parigi-Roubaix, e i corridori hanno detto subito che quasi vorrebbero utilizzare questo tipo di bicicletta, la Zero di 6,8 kg, anche in una Parigi-Roubaix, perché il comfort che hanno ottenuto nella prova all'interno della foresta di Arenberg con questo tipo di bici è stato talmente valido che ha fatto sì che i corridori si sentano molto sicuri nell'utilizzare una bici del genere anche in quel tipo di percorso così impervio e così difficile da attraversare. Quindi una soddisfazione in più per un modello introdotto nel mercato quest'anno che ha riscosso un ottimo successo. Emanuele Boaro, da Veneto, trevigiano, correre per un marchio veneto penso che sia una soddisfazione ancora maggiore. Ma sicuramente sì, io ho avuto la fortuna di usare Wiglier l'ultimo anno dilettante dopo passare professionista, e quindi ritornare con loro è un piacere, visto che sono veneto e poi una bici che va bene, quindi... Ecco, che impressione c'è stata quando a novembre hanno iniziato a consegnarvele i primi raduni, che cosa si diceva tra di voi? Ma subito il colore è stata una cosa bellissima, perché a occhio si vede, e anche in gruppo è molto notato, e tutti dicono che è veramente una bellissima bici. L'aspetto estetico, scusami, la colorazione anche per un professionista ha il suo valore? Ma sai, in gruppo ci guardiamo le bici uno con l'altro, e questa comunque è saltata nell'occhio, e quindi siamo contenti, ma poi è un mezzo che va veramente bene, e questo colore comunque diciamo che è la chicca di Wiglier. Quando ci sei salito, un professionista, quando sale su una bicicletta nuova, di un marchio diverso,
Che cosa ascolta? Quali sensazioni? Le gambe, il comfort, la reattività? Ma sai, poi ogni corridore ha il suo modo di interpretare la bici nuova. Adesso negli ultimi anni ci siamo spostati dalla frana normale a disco, quindi questa è una cosa vantaggiosa, e tutti i fili interni, diciamo che la bici è pulita. E le mie sensazioni sono tutte buone, io sono contentissimo della bici che abbiamo quest'anno e sono sicuro che arriveranno anche dei risultati buoni, perché comunque sono molto contento. Tra l'altro avete già vinto subito in questi ultimi giorni anche col giovane Vlasov. Sì, ho visto anche nei social, sono a casa in questo periodo e diciamo che la stagione è partita dall'Australia e abbiamo già vinto già due corse e speriamo appunto di portare a casa molti successi quest'anno. Una domanda per... Mi hai detto che vorrebbe vincere il campionato italiano. Visto che tra l'altro passa davanti all'azienda? Sì. Allora lui ha detto che un pensierino ce lo sta facendo. Perché no? Una domanda per tutte e tre riguardo i freni a disco, perché... So tutte le difficoltà, l'ostracismo che c'è stato in questi anni da parte di qualche corridore, se non lo vogliono utilizzare, eccetera. Invece quest'anno gran parte delle squadre World Tour le ho viste equipaggiate con i freni a disco. Dal punto di vista del costruttore, come l'avete... voi avete una gamma molto, molto variegata, no? Perché strada, mountain bike, gravel, versioni muscolari, versioni a pedalata assistita. Voi siete sempre stati favorevoli all'introduzione dei freni a disco sulle biciclette? Noi è da ormai 4-5 anni che stiamo lavorando sul freno a disco nella bicicletta da corsa, perché riteniamo che sia un vantaggio per l'atleta, per l'utente, avere un impianto frenante del genere rispetto all'impianto frenante tradizionale a ganache che c'era in precedenza, in quanto la prontezza di risposta dell'impianto frenante a disco rispetto al precedente è molto migliore e garantisce in qualsiasi condizione meteorologica, questo è il dato anche fondamentale, in qualsiasi condizione meteorologica, sia con il sole che con la pioggia, di dare una affidabilità e una garanzia di frenata all'atleta in qualsiasi ambito e alle velocità più elevate. Da questo punto di vista però la grande sfida era fornire una bicicletta con impianto frenante a disco che raggiungesse il peso di 6,8 kg. Questa era la grande sfida che noi produttori ci siamo trovati davanti per far sì che gli atleti fossero soddisfatti di utilizzare una bici a disco e di cambiare le loro tradizionali usanze e a passare a un prodotto a disco. Con la bicicletta zero siamo riusciti ad affrontare questa sfida e a vincerla e a dare un prodotto che abbia, diciamo, sfatato il tabù che la bici con impianto frenante a disco era più pesante di quella tradizionale, e con questo abbiamo convinto anche i più riottosi ad usare l'impianto frenante a disco. Daniele, tu che sei stato un grande velocista, tra l'altro è uno dei pochissimi ad aver vinto la tappa finale dei tre grandi giri a Milano, Parigi e Madrid. I velocisti sono sempre dei formidabili discesisti. Tu hai avuto modo di sperimentare il freno a disco negli ultimi anni della tua carriera? Allora, in gara non sono riuscito ad operare il freno a disco, anche perché gli ultimi tre anni ho corso nella Movistar e non utilizzavamo freno a disco, per cui in gara non avevo una bici montata a campagnolo a casa e mi dilettavo in allenamento a usare il disco, e devo dire che anche in questo periodo la sto utilizzando. Tanti mi chiedono, mi fanno tante domande, ma è meglio il freno a disco o il freno normale? Non c'è paragone, cioè il freno a disco ha una frenata totalmente diversa e molto più performante, quindi a livello di frenata non c'è proprio paragone. E quindi è chiaro che in condizioni sfavorevoli, come in condizioni di strada bagnata, di pioggia, sicuramente il freno a disco è molto vantaggioso e ti permette di frenare come se fossi nell'asciutto. È chiaro che va conosciuto molto bene, perché comunque è totalmente tutto un altro tipo di frenata,
e adesso fortunatamente quasi tutte le squadre si stanno attrezzando. Io credo che uno degli errori più grandi che è stato commesso è quello di vedere un gruppo con freni tradizionali e freni a disco, perché comunque tante cadute a mio avviso ci sono anche per questo motivo qui. Immaginiamoci in una condizione di bagnato, certo, in un gruppo compatto c'è da frenare per affrontare una curva a destra a sinistra, chi ha il freno a disco può veramente frenare a ridosso della curva o comunque anche in altri tipi di situazioni. Chi ha il freno normale chiaramente non ha la stessa reattività di chi usa il freno a disco, e tante volte ci sono tante cadute secondo me proprio per questo motivo. Anche tu Emanuele sei di questo avviso, il freno a disco ormai una volta conosciuto non lo lasci più? Sì, io l'ho usato tra l'anno scorso e non saprei tornare indietro, sono sincero. Ma io ho un esempio da dire, in Australia sono stata una caduta, sono riuscito a fermarmi, ma quello dietro col freno normale mi ha tamponato e sono caduto. Quindi come diceva Daniele, ci sono delle situazioni che tu riesci a frenare ma chi non ce l'ha arriva a lungo, nel gergo di dire. Quindi il futuro è questo e presumo che nei prossimi 2 anni poi arriveremo tutti ad avere il disco in gruppo. Nelle ciclo storiche i freni a disco non ci sono, vero? No, assolutamente. Si frena con i piedi? Anche, a volte anche. I nostri freni addirittura a seconda dell'epoca della bicicletta sono con il sughero, quindi è proprio la nostra frenata è molto approssimativa. L'unica corsa simile alle vostre ciclo storiche anche per distanze è la Milano Sanremo, nel senso che la Sanremo c'è un gruppo di ciclo storici che parte da Milano alla mattina, come partì il Giro d'Italia, come partì la Sanremo proprio all'alba per arrivare a Sanremo nel pomeriggio. Sì, però credo che a livello di filosofia forse quella che più si avvicina alle ciclostoriche sono le strade bianche, perché noi amiamo le strade bianche, anzi cerchiamo di tutelarle e le andiamo a scegliere nei nostri percorsi, e le nostre tappe hanno sempre comunque parte di sterrato su strade bianche, quindi credo che le strade bianche siano quella che più come filosofia più si avvicini alle ciclostoriche anche del Giro d'Italia dell'epoca. Andrea, quale impegno c'è per un'azienda come la vostra che equipaggia una squadra World Tour? E se ipotizziamo che un team possa avere, semplifichiamo, 30 corridori, così i calcoli sono semplici, ogni corridore riceve quante biciclette da strada e quante da cronometro, più o meno, a testa? Allora, la dotazione iniziale di ogni corridore sono 3 bici da strada e una da cronometro, nel senso che una bici da strada da allenamento da tenere a casa, una bici ufficiale da usare in gara e la bici di scorta sopra le ammiraglie da usare nel caso di incidenti o altro tipo di guasti meccanici. Poi c'è una bici da cronometro e per i corridori più importanti una seconda bici da cronometro da tenere a casa per allenarsi, e i corridori che partecipano ai grandi giri, ogni grande giro hanno una bici nuova da utilizzare in gara. Quindi alla fine è una media di qualcosa più di 5 biciclette per ogni atleta da utilizzare nel corso della stagione. Quindi parliamo di almeno 150 biciclette come fornitura. Alla minimo. Fine sono sui 200 biciclette su una squadra di 28 corridori. E non è un numero piccolo. Circa un 65% di corsa muscolare, la chiamiamo noi, quindi di biciclette da corsa tradizionali, un 10% di biciclette da corsa pedalata assistita, un 10% tra mountain bike muscolari e mountain bike pedalata assistita, e un 5% di segmento gravel. Un segmento gravel che è il 5% oggi, era il 2% 2 anni fa, e contiamo che negli anni prossimi vada invece a incrementare la propria percentuale all'interno della torta, perché crediamo che sia comunque un movimento da seguire, importante, che piace molto alla gente,
piace molto alla gente perché si sta lontani dal traffico, perché si sta in mezzo alla natura, perché si possono comunque acquisire certe velocità che con la bicicletta mountain bike non si possono raggiungere, e quindi ci stiamo impegnando sia a livello di ricerca e sviluppo che a livello promozionale anche nel segmento gravel, un segmento sul quale ci contiamo molto. Sì, poi gravel, parlavamo prima degli sterrati, strade bianche, la gravel è una bici da corsa con una geometria leggermente più comoda e più confortevole, ma è un prodotto di altissimo livello, adatto ad andare sugli sterrati, sulle strade bianche, nei sentieri. Tra l'altro, Emanuele, so che anche voi professionisti, qualche tuo collega la sta usando per migliorarsi, perché comunque essendo una bici da corsa ti consente di andare diversamente dalla mountain bike, strada, sentieri, facendo comunque velocità, non avendo una mountain bike. Ma d'inverno molti praticano sul ciclocross, che meno male la bici è la stessa, e sì, il gravel sta prendendo molto piede e piace, quindi perché no, è una cosa diversa da fare, ma sempre in bici. E allora dicevamo, Andrea, un contenuto tecnologico di altissimo livello della gravel, voi avete anche in produzione la gravel a pedalata assistita, però mi raccontavi che chi usa la gravel come filosofia preferisce ancora la bici tradizionale muscolare rispetto a quella alla e-bike gravel, no? Proprio per una filosofia di far fatica con le proprie gambe invece che con la pedalata assistita. E diciamo che anche all'interno del segmento gravel si stanno sviluppando più filoni di richieste di utilizzo, quindi più filoni anche di prospettive di utilizzo da parte di ogni singolo utente. E stiamo verificando che l'inserimento della motorizzazione elettrica anche sulla pista gravel è ancora agli albori, perché anche noi è il primo anno che lo proponiamo. Stiamo verificando che però c'è una categoria di utenza che predilige il comfort e predilige un modo di fare sport nel proprio tempo libero, senza cercare la performance, ma per invece cercare lo stare all'aria aperta, lo stare in mezzo alla natura con un veicolo che gli consenta di fare comunque un certo tipo di chilometraggio. Ma accanto a questo stiamo vedendo anche che nel segmento gravel si sta sviluppando un'utenza sempre più propensa a cercare la performance, quindi a essere molto attenta al peso, al tipo di tecnologie utilizzate, e un'utenza che è disposta anche a cominciare a gareggiare anche in questo tipo di percorso. L'UCI sta seriamente pensando di allestire un campionato mondiale su gravel, e quindi anche da questo punto di vista cominceranno a esserci dei circuiti di competizioni su gravel, e anche noi stiamo sviluppando un nuovo prodotto e contiamo per la fine dell'anno di inserire un nuovo prodotto gravel in carbonio, veramente al limite della leggerezza, molto simile a una bicicletta da corsa, che però abbia i contenuti tecnici di una gravel, quindi dare anche a quel tipo di utenza che vuole la performance sul gravel di ottenere delle risposte efficaci. Per un ultimo giro di colloquio e di domande, Michela Moretti, Giro d'Italia. Giro d'Italia d'epoca, il primo appuntamento quando è? Il primo appuntamento è il 14 e il 15 di marzo alla Strassigna con la Lastrense, il weekend successivo, ahimè, quello della Milano Sanremo. Saremo a Carpi per l'Ambro Storica e così via via passeremo poi in Puglia, andremo in Piemonte e termineremo a Foligno con la Francescana a fine settembre. In tutto quante tappe sono? Sono 11 tappe, sono un circuito di eventi solo ed esclusivamente dedicati alla bicicletta d'epoca, quindi bicicletta ante 1987. Sono 11 tappe più una patrocinata che ha un valore anche significativo, perché sarà all'Aquila. Proprio perché oltre a portare avanti la storia del ciclismo, noi nasciamo per promuovere il territorio e quindi è giusto anche promuovere l'Aquila. Emanuele Boaro, il prossimo appuntamento per te? Io a fine mese sono in Belgio, all'apertura delle classiche del Belgio, poi strade bianche,
Tirreno, Sanremo, Trentino e Giro d'Italia. E quindi ti vedremo molto in Italia. Sì, dai, è bello correre in Italia, quindi il pubblico è sempre tantissimo, quindi per noi italiani è sempre un piacere. Invece Daniele Bennati, fresco di nomina, ambasciatore Villier, quali sono i tuoi prossimi traguardi a breve e soprattutto che cosa pensi di apportare con la tua esperienza al marchio, a questa azienda di Rossano Veneto? Ma innanzitutto devo ringraziare la famiglia Viglia e la famiglia Castaldello per questa opportunità. Diciamo che ritorno a far parte della famiglia Viglier dopo la parentesi Lampre 2006-2007, dove comunque in quei due anni sono riuscito comunque a togliermi delle belle soddisfazioni. La vittoria sui Campi Elisi a Parigi con la Marisa Parigi, un totale di 20 vittorie in due anni, quindi sono stati due anni veramente importanti con vittorie che mi hanno lanciato a livello internazionale, no? se così possiamo definire. E quindi questa è un'ottima opportunità per me, ma anche penso per l'azienda, e con la mia esperienza e con tutto quello che comunque il mio passato è stato di alto livello, possa trasmettere qualcosa di positivo all'azienda, no? Per migliorare ancora qualcosa, se c'è da migliorare. Allora Andrea, a chiusura di questa nostra chiacchierata, come vedi il futuro della bicicletta? Dove andremo? Quali saranno i due o tre punti su cui voi costruttori secondo te vi focalizzerete a breve termine? Il futuro della bicicletta, come dicevo anche prima, noi lo vediamo molto roseo, nel senso che dal punto di vista delle politiche ambientali ormai che si stanno praticando un po' in molti stati, sia dell'Europa che del mondo più sviluppato, portano a creare sempre più un incentivo alla mobilità urbana e extraurbana attraverso la bicicletta, un mezzo pulito che non crea inquinamento e non crea pericoli a chi le utilizza. E quindi da questo punto di vista pensiamo che il futuro sia senz'altro positivo. E nel nostro ambito di Villier lo vediamo altrettanto positivo, e lo vediamo positivo in una continua ricerca di sviluppare prodotti competitivi che diano la possibilità a chi li acquista di avere ottime performance, e quindi ci vogliamo focalizzare sulla fornitura di attrezzatura sportiva di alta qualità un po' in tutti i segmenti di prodotto dove siamo immersi, quindi sia nell'ambito corsa che nell'ambito gravel che nell'ambito mountain bike. Non focalizzarsi su produrre grandi quantità di bici, ma focalizzarsi su produrre prodotti di qualità e prodotti che soddisfino chi li va a comprare e chi li va a scegliere per fare dello sport. Questo è il nostro obiettivo per il futuro. Bene, io vi ringrazio. Questo era l'ultimo appuntamento della Gazzetta dello Sport qui a Fiera Verona. Noi vi ringraziamo per averci seguito in questi due giorni. A Villa Cristina, Andrea Castaldello, Daniele Bennati, Emanuele Boaro, auguriamo veramente una grande stagione, un grande 2020, che il marchio italiano delle biciclette possa sempre primeggiare, perché abbiamo insegnato al mondo come si fanno le biciclette e credo che al di là di tutto abbiamo ancora la possibilità di mantenere questa caratteristica in un mondo sempre più globalizzato, dove gli avversari sono magari molto più forti dal punto di vista del marketing o della comunicazione, ma alla fine il contenuto è la bicicletta, e chi va in bicicletta questo lo riconosce e sicuramente lo apprezza, ed è veramente forse il messaggio più forte che può partire dalla fiera, è quello che l'Italia era e resterà sempre leader in questo settore,
perché questi germi non potranno mai morire, l'abbiamo visto dalla storia ultracentenaria di Vigier, così come di tanti altri marchi. Per cui grazie ancora di essere stati con noi e buon 2020 a tutti. Grazie, buonasera.